Davide Bellotti, 57 anni, imprenditore impegnato da tempo nel settore del turismo e della cultura, è il nuovo presidente provinciale di CNA. Lo ha eletto lo scorso 11 maggio l'assemblea quadriennale dell'associazione. Davide Bellotti appartiene alla CNA dal 1995. È stato il fondatore e primo presidente nel 2000 di CNA Turismo. Dal 2009 al 2014 è stato assessore provinciale al turismo. Nel 2016 è stato eletto presidente di CNA Cultura. Ora assume il nuovo incarico di presidente provinciale. Quali sono le priorità che lei si dà in questo momento storico per guidare l'organizzazione della piccola e media impresa che sul territorio ha la rappresentanza più ampia? Dunque, noi veniamo naturalmente da un periodo complesso, non è finito, sappiamo che ne abbiamo ancora. E veniamo però da un momento in cui è chiara la consapevolezza da parte di tutti che chi ha retto, chi è stato in grado di proseguire, vuol dire che sono aziende forti, robuste, hanno le spalle robuste. Veniamo dalla consapevolezza che la nostra è una tradizione antica, perché si torna da padre e figlio, c'è un'abitudine a lavorare da mattina alla notte, quindi giorno festivo no, sappiamo tutti che in questo momento dobbiamo modificarci. È un gruppo di imprese che hanno mutato profondamente le proprie caratteristiche dal punto di vista anche culturale, dal punto di vista dell'innovazione, e quindi mi sono trovato di fronte a un gruppo di imprese che hanno deciso in modo forte di impegnarsi direttamente in prima persona in un'azione che è non solo sindacale, ma organizzativa. Innovazione, eccellenza e forse anche una interlocuzione con le istituzioni? Assolutamente. Assolutamente, perché ci sono alcuni riferimenti che vanno in qualche modo modificati. Cioè, deve essere chiaro che non sono più le imprese di una volta. Allora, è evidente che l'innovazione non passa più solo attraverso le grandi imprese. E che il modello italiano e l'asset italiano è fatto di queste imprese che stanno sostenendo l'economia, ma che sono in grado oggi di mettersi in rete e di fare quello che anche le grandi imprese fanno. Nell'economia noi ci siamo tutti i giorni, dalla mattina alla sera, la conosciamo. Quindi è evidente che dove si parla di economia, la CNA ci deve essere. Dove si tratta di costruire i modelli su cui lavorare, che siano questi di natura pubblica anche, e in qualche maniera deve esserci una conoscenza di quello che è l'apparato nostro produttivo. Costruiremo tutta una serie di offerte, diciamo, di collaborazione, ma non nel senso, noi non vogliamo dei vantaggi particolari, noi vogliamo solamente che si venga a conoscere, si capisca qual è il mercato e si capisca qual è la produzione. Se comprendiamo insieme questo, vedremo che troveremo insieme soluzioni per modificare quelli che sono oggi i comportamenti che non stanno portando alla giusta crescita. La tanto attesa strategia energetica nazionale non ci convince su molti aspetti. E questo è il commento della CNA dopo la presentazione alla Camera avvenuta da parte dei ministri dello sviluppo economico Calenda e dell'ambiente Galletti. Pur condividendo l'obiettivo di rafforzare l'impegno dell'Italia nella transizione verso l'energia pulita, la strategia non tiene conto in alcun modo delle caratteristiche del sistema economico italiano, penalizzando ancora una volta le imprese di minori dimensioni. La strategia energetica nazionale, ad esempio, non modifica l'attuale situazione in cui le piccole e medie imprese sopportano il peso maggiore della bolletta energetica.